C'è stata una volta in cui vennero sequestrate ben 700 persone, tutte in una sola notte. E attenzione, non dei banditi, ma dallo Stato italiano. Sto parlando della notte di San Bartolomeo, 14 maggio 1899. Mentre io sono Matbert e questa, questa è Anonima, la prima webserie nata con l'intento di raccontare le storie e le vicende dietro i fatti dell'Anonima Sequestri. Una faccenda che nasce in Sardegna intorno al 1700 e si sviluppa a macchia d'olio lungo tutta la penisola, fino ai primi anni del 2000, un periodo nero per la nostra storia. Ma per fortuna, ormai chiuso. Oggi ci troviamo a Nuoro, una città sviluppatasi in un'altura centrale diventata perno delle comunicazioni tra le valli della zona. E infatti Nuoro, fino a quel momento lì, veniva ricordata come la città di colei che ha segnato la storia a cavallo tra 800 e 900. Antonia Serra Sanna, detta Sareina, la regina, di cui abbiamo abbondantemente parlato anche in un video precedente, ma lasciatemi fare un piccolo recap. Lei visse a Nuoro a cavallo tra l'800 e il 900 e dedicò la sua intera vita a supportare le ambizioni di miglioramento economico e sociale della propria famiglia. I Serra Sanna infatti non erano di ricche origini, anzi tutt'altro, erano dei reietti, dei ratti. Il loro sostentamento era dato esclusivamente da una decina di pecore di proprietà di Giuseppe, loro padre, che però bastavano a malapena per tre persone. Loro erano in quattro: Giuseppe, Maria Antonia, Giacomo ed Elias. E due, Giacomo ed Elias, non sopportavano l'idea di vivere in quel modo e purtroppo, non riuscendo ad elevare la propria condizione economica in altro modo, si diedero all'abigeato, il furto di bestiame, venendo chiaramente beccati, perché ieri ci avevi 10 pecore ed eri alla fame, oggi ne hai 30 e stai bene. Fratello, dai, da dove sono arrivati quei 20 capi in più? Così, dopo essere stati accusati e condannati, si diedero alla latitanza, perché al tempo c'era un detto: mezzo morto chi è in galera, meglio morti che in galera. Infatti in quegli anni, se venivi arrestato, oltre che passare le pene dell'inferno per la totale assenza delle più basilari regole umanitarie della società civile moderna, dovevi accettare l'idea che la tua famiglia senza di te non ce l'avrebbe fatta e sarebbe caduta in disgrazia, perché le mancavano due braccia. Se invece tu fossi venuto a mancare, allora la comunità avrebbe aiutato la tua famiglia a rimettersi in piedi dopo quella disgrazia. A quei tempi era uso così, non fate domande. Quindi mezzo morto che in galera. Oppure prendevi la via di mezzo e diventavi un latitante, cioè uno che scappa sia dalla galera che dalla miglior vita, supportando però la tua famiglia dalla macchia. Allora, c'è da aggiungere che la latitanza al tempo era una scelta talvolta costretta e talvolta anche non costretta. Infatti erano frequenti casi in cui le famiglie sceglievano un membro giovane, un figlio, un nipote, e lo preparavano alla macchia in modo che, raggiunta l'età giusta, questi diventasse un latitante e proteggesse da una parte la sua famiglia dai banditi, con il quale ci si aspettava stringesse amicizie e buoni rapporti, e dall'altra dallo Stato, che era tutto fuorché uno Stato di diritto. C'era la monarchia, ragazzi, cioè tu non eri proprietario proprio di nulla, nemmeno della tua vita, eri un servo, un umile servo. Elias e Giacomo scelsero proprio questa strada e si nascosero tra i boschi dell'entroterra sardo, proseguendo da lì la loro attività di dominio sul territorio. Maria Antonia, la sorella, verrà raccontata nelle cronache come una donna di un'intelligenza incredibile, una stratega geniale. Anche come una donna senza nessuno scrupolo, ma geniale. E badate bene che essere una donna geniale oggi non è una cosa così stupefacente e scioccante. Oggi è pieno di donne geniali, ma a fine 1800, lo era, in quanto alle donne veniva insegnato a nascondere la propria intelligenza e sfruttarla senza che nessuno se ne accorgesse, un po' come se fosse un superpotere, insomma. Infatti le donne intelligenti erano temute dalla società perché non controllabili. Come la controlli una persona più intelligente di te? Non controlli lei, è lei che controlla te. E attenzione, perché parliamo di un modello sociale, la Sardegna, di stampo matriarcale, dove le donne costruivano e controllavano il tessuto stesso della società, l'economia delle famiglie, le campagne di supporto sociale, ma tutto all'interno di una cornice patriarcale. E Sareina questo, lo sapeva bene, ma comunque lei non solo scelse di supportare la scelta dei fratelli, ma iniziò a pianificare le operazioni, chi colpire, quando, i lavori da prendere, chi ricattare, mettendoci la faccia. E con la sua guida in pochissimo tempo i Serra Sanna divennero una tra le più importanti famiglie di tutta la provincia di Nuoro, capaci di decidere sulla vita di chi gli obbediva e sulla scomparsa di chi gli si ribellava o di chi li accusava di fronte ai giudici. In pratica una vera e propria associazione mafiosa che si interponeva tra il cittadino e lo Stato, guadagnandosi così però l'appellativo di Sareina. Lei durante il giorno si faceva vedere in giro per le vie di Nuoro, ben vestita e ingioiellata, per mostrare a tutti il suo potere. Faceva marketing. Durante la notte, invece, si racconta che, munita di barba finta e canna in spalla,
andasse per i boschi percorrendo indecifrati chilometri di stradine di montagna, così da incontrare i fratelli Giacomo ed Elias e consegnare loro rifornimenti e notizie importanti. Di Serra Sanna, proprio grazie alla sorella, riuscirono a costruire una così ben ramificata di rapporti con altri latitanti, così fitta e forte che spesso nelle cronache del tempo si parlava di loro come di una banda composta da centinaia di briganti. Chiaramente non garantisco sulla veridicità di questi numeri, ma era sicuramente composta da 5 persone. Con una taglia da 8.000 lire, circa 36.000 euro, c'erano Giacomo Serrasanna, Giuseppe Loddo di Orgosolo, chiamato Lovicu, Giuseppe Pau di Oliena, un serial killer spietato al quale sono associati tipo una ventina di omicidi, e Tommaso Virdis di Oniferi, conosciuto con tanti nomi, il terrore delle campagne, il bandito senza codice. Ah, fun fact, non esistono foto di Tommy V da vivo, ma esiste un curriculum vitae molto ben documentato anche nel libro 10 anni di brigantaggio in Sardegna. Tipo, nel dicembre del 1896 Virdis fece un agguato all'appuntato Salvatore Budroni. Nel febbraio 1899 toccò invece Egidio Caggiu, colpevole di aver complottato contro Elia Serrasanna. Di Virdis si diceva che avesse una forza incredibile. Pensate che secondo i racconti era stato in grado di sollevare un cavallo da terra con la sola forza delle braccia. Allora, un anglo-arabo sardo pesa mediamente 500 kg. Ma cos'è che è un fitness influencer? La sua forza era cantata addirittura nelle storie di paese ed era pari solamente alla sua crudeltà nelle vendette, tipo quella volta che il sindaco di Oniferi, Matteo Losti, ha deciso di non graziarlo. Virdis se la legò così tanto al dito che gli giurò vendetta. Inizialmente cercò di togliergli la vita. Così il sindaco dovette nascondersi con la sua famiglia e incaricare un intermediario, Battista Urrai, ad intercedere per lui con il bandito. Dopo una lunghissima trattativa, i due, Battista e Virdis, si accordarono per 500.000 lire, che, se la portate ai giorni nostri, varrebbero circa 2.200 euro, spesi in cambio di un salvavita per il sindaco e la sua famiglia. E questa cosa è significativa, perché il sindaco, un simbolo del potere monarchico italiano del tempo, ha dovuto contrattare con un bandito per ottenere il permesso per vivere nella città che doveva amministrare. E questa è l'immagine perfetta della Sardegna del tempo, dove due forme di governo coesistono nello stesso territorio e si scontrano per la supremazia. Ma attenzione, perché Virdis non aveva nessuna intenzione di chiudere la vicenda. Lui aveva accettato quella somma soltanto per poter rendere le cose ancora più atroci. Investì il budget per finanziare un piccolo esercito di briganti, con il quale rase al suolo i possedimenti del sindaco e lo fece con una cattiveria. Pensate che non solo gli sterminò il gregge, 500 capi di bestiame, ma lo fece una per una con il coltello sfregato nell'aglio affinché la carne diventasse nera e quindi invendibile. Torniamo un attimo a Maria Antonia, la sorella di Elias e Giacomo Serrasanna. Lei faceva da ponte tra i fratelli e il nuorese, che gli obbediva senza fiatare. Infatti se qualcuno non accettava le sue richieste, le bastava dire parlerò con Elias. E di colpo si aprivano tutte le porte. Elias Serrasanna, tra tutti, era il più temuto, il cattivo per eccellenza. Nonostante fosse il più piccolo, cioè più piccolo di Giacomo, era sicuramente molto più sanguinario e cruento. A lui erano attribuite esecuzioni pubbliche, mani tagliate, e non faceva distinzione tra uomini, donne e bambini. Infatti la sua taglia era la più alta del gruppo, ammontava a 12.500 lire, ovvero 56.000 euro. Sì, che era fatto, se va fatto, va fatto. Elias era così tanto votato alla causa di dominare sul territorio di Nuoro che non faceva sconti di vita a nessuno. I due fratelli erano così temuti e rispettati da essersi guadagnati l'appellativo di So Gigantes, i giganti, i senatori. Vi racconto un aneddoto giusto per far capire quanto fossero terribili. Ma prima dammi giusto 10 secondi per un piccolo appello, perché se sei arrivato fin qua significa che ti piacciono le cose che racconto. E allora clicca su segui e attiva la campanella. Fratello, per te è un tasto, due tasti, vabbè. Per Anonima invece fa tutta la differenza di questo mondo. È essenziale. Clicca su segui e attiva la campanella. Comunque, dicevo, non è che Giacomo fosse un cucciolone, tant'è che una volta, dopo aver bruciato l'ovile di un tipo che non gli piaceva, un certo Manca, gli aveva lasciato una fossa scavata, una fune, una lama e un biglietto con scritto «Finisci da solo». Nel caso di Egidio Caggiu, invece, di cui abbiamo parlato prima, che consideravano una spia, beh, questo venne fucilato, mutilato e lasciato appeso a un albero come monito a sgocciolare sul terreno. Tra l'altro, qualche giorno dopo, probabilmente non soddisfatti, i malavitosi entrarono nell'ovile del fratello, lo devastarono ed emisero un bando di embargo. Nel senso, chiunque avesse lavorato per i Caggiu nei loro terreni, beh, ci sarebbe stato seppellito. Penso sia chiaro che nella provincia di Nuoro di fine 800 non c'era tanto spazio per la legge nazionale. Esisteva un solo ordine a cui dar conto. Lei, Sareina, una donna di carattere, dominante, che non aveva bisogno di nessun uomo al suo fianco, anzi probabilmente lo considerava un peso. Lei, da sola, andava in giro per i nobili nuoresi a riscuotere i tributi in denaro o in bestiame. Chiedeva il pizzo,
ma da sola. Era stata in grado non solo di prendere il controllo del sistema matriarcale all'interno della cornice patriarcale, ma gestiva la cornice patriarcale stessa dall'interno del sistema matriarcale. E nessuno si sarebbe mai sognato nemmeno minimamente di sfiorarla. O almeno fino alla notte tra il 14 e il 15 maggio 1899, la notte di San Bartolomeo. La notte in cui l'intera Barbagia venne posta in stato d'assedio dalle forze dell'ordine italiane, con l'obiettivo di disporre l'arresto di più persone possibili. Così la città di Nuoro venne divisa in 7 rioni, vennero ammucchiate manette e catene in alcuni punti strategici, furono chiamati centinaia di carabinieri da tutta l'isola, alcuni persino dalla capitale, e una volta che le squadre si trovarono in posizione, partì la caccia. L'obiettivo, l'ho già detto, era arrestare più persone possibili con l'accusa di favoreggiamento. Poco importava se fosse vero o falso, ci avrebbero pensato dopo l'iter giudiziario, eccetera, a risolvere questo dettagliuccio. Al capitano Petella, il capo dell'operazione, non fregava niente. Lui voleva per ogni manetta un polso. Uomini, donne, bambini, chissene. Perché a lui era chiaro che per risolvere il problema del banditismo bisognava tagliare i rapporti tra città e latitanti, mettendo il loro supporter in catene, così da dare una manifestazione di potere, cioè far vedere che lo Stato a Nuoro, come nel resto d'Italia, poteva fare quello che voleva e che era un'istituzione più forte di Saraina. Ed è proprio così che fu disposto il sequestro di più di 700 persone, alcune delle quali rilasciate subito dopo perché prese letteralmente a caso, tipo i bambini, altre invece prosciolte un po' più avanti, magari anche in corso di istruttoria. Tipo, vennero arrestati anche alcuni frati che finirono in manette perché quella notte passavano vicino alle case obiettivo della retata e nella confusione vennero caricati e portati via. Sapete che Nuoro in quell'anno aveva una popolazione di circa 7.000 abitanti e Petella in questa operazione ne fece arrestare sì e no il 10%. Chiaramente tra i tanti fermati c'erano anche Maria Antonia e suo padre Giuseppe, che vennero arrestati proprio dentro casa loro. L'obiettivo era mandare un messaggio forte a tutta Nuoro: siamo entrati dentro la sua casa, l'abbiamo catturata e nessuno ce l'ha impedito. Un anno dopo, infatti, nel 1900, Saraina verrà condannata a 20 anni di carcere. Però ora che supporta dei banditi e buona parte di loro erano finiti in manette, bisognava catturare i boss, i latitanti, i cinque, e chiudere per sempre questa storia. Così, nei mesi successivi, la caccia si spostò nelle campagne alla ricerca di due fratelli, Elias e Giacomo. E sia chiaro, l'intenzione non era quella di prenderli vivi, l'obiettivo era fermarli per sempre. Secondo le informazioni ottenute dagli arrestati, i fratelli Serrasanna si trovano con Pau e Virdis nei pressi di Morgugliai, una località montuosa nel territorio di Orune, una zona aspra e difficile da percorrere, a meno che tu non sia una capra, chiaramente. Comunque, l'11 luglio, centinaia di carabinieri convergono sul posto e inizia un altro capitolo di questa storia, la battaglia di Morgugliai. Anche questa, ragazzi, è una roba leggendaria.